Andiamo ora all'autodromo di Imola, dove nel fine settimana si tiene la mostra scambio di auto e moto d'epoca in vetrina. Pezzi davvero unici. Vediamo con Ivan Epicocco. Questa è l'auto che regalò all'Italia il primo grande successo motoristico internazionale, l'Itala del principe Scipione Borghese, che nel 1907, con alla guida il bolognese Ettore Guizzardi e a bordo anche l'inviato del Corriere della Sera Luigi Barzini, conquistò il raid Pechino-Parigi umiliando la concorrenza. Un'impresa che accese tra gli italiani quella passione per i motori che dura tuttora. L'Itala è la regina di una piccola mostra al Museo Checco Costa dell'Autodromo di Imola, aperta sino al 28 settembre. In esposizione un'altra chicca, la prima Minardi mai costruita, la piccola biposto GM75 del 1948, equipaggiata con un 6 cilindri di 750 cm3, di fatto un 12 cilindri Ferrari dimezzato. Altra Minardi in mostra è quella di Formula 1 del 2004, che fronteggia la sua erede, la Toro Rosso del 2011. Nel museo sono anche visibili alcune moto d'epoca, che furono protagoniste tra gli anni 20 e 30 delle gare sul circuito dei Tremonti, l'antenato dell'autodromo di Imola, che sempre più, con eventi come questo, allargherà i propri orizzonti. In attività sempre più dedicate alla cultura, all'informazione, perché comunque per ridare entusiasmo e creare passione bisogna far respirare. Noi cerchiamo con questo strumento di far respirare passione per poi dare modo, con simulatori, con tutto quello che ci avvicina al mondo del motorsport, per avvicinare il pubblico anche a questo mondo. E a proposito di eventi, nell'intero fine settimana, ad occupare la pista di Imola, gli oltre 2.000 espositori della mostra scambio del Crame, uno degli appuntamenti dedicati al motorismo d'epoca più frequentati da collezionisti appassionati. Ed è facile capire perché.